amici, rieccoci, bentornati. Questa sera qui in studio con noi abbiamo un giovane, giovanissimo direi. Lui si chiama Andrea Nicastro ed è presidente di Giovani Confassociazioni, che è questo network di associazioni giovanili che conta più di 15 associazioni filiate in tutta Italia, pensate. Ma non solo, lui è romano, arriva da Roma, è laureato in International Relations European Studies, spero di averlo pronunciato in modo corretto, ma è anche vice coordinatore della sede di Roma per l'Associazione Diplomatici, NGO presso le Nazioni Unite e leader mondiale nell'organizzazione di progetti di alta formazione presso New York, Abu Dhabi, Singapore e Roma. Inoltre, project manager per East West European Institute. Ben arrivato Andrea. Grazie Alessia. Quante cose fai? Glielo stavo chiedendo prima dell'inizio della puntata. Complimenti. Grazie, grazie. Diciamo, ci mettiamo subito in gioco. Assolutamente. Da Roma, no, a Torino, no, con furore, come si dice. E con piacere. E con piacere. Allora, ci racconti un po' la vostra storia, Andrea. Sì, allora, Confassociazioni Giovani nasce nel 2018 da un'idea del presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, che decide di ampliare un po' le vedute, in quanto prima si concentrava prettamente, per quanto riguarda la sezione giovani, sulle associazioni universitarie, e diciamo comprendere anche tutte quelle associazioni giovanili, ambientaliste, culturali e sempre anche universitarie. Diciamo che è un'idea che ha dato a me, poi io ho diciamo coinvolto sempre più persone e adesso siamo un grande team che sta diciamo riscuotendo successo. In quanti siete, Andrea? Siamo in sei, siamo un segretario generale, poi anche altri 5 vicepresidenti, poi ci sono ovviamente io. Certo. E ci siamo tutti under 25, siamo giovani, siamo pimpanti, siamo di base in varie città d'Europa e d'Italia e cerchiamo di coinvolgere sempre più persone possibili, perché solo facendo sinergie si può raggiungere un successo anche in età giovanile. Assolutamente. Ecco. Qual è il principale obiettivo che vi ponete di raggiungere, Andrea? Allora, il principale obiettivo, come scritto anche nello statuto, è quello di riportare la Chiesa al centro del villaggio, ossia riportare i giovani al centro della scena del sistema Italia. A volte sentiamo troppe volte delle critiche nei confronti dei giovani, delle nuove generazioni, quando in realtà l'unica cosa che si chiede a appunto il sistema Italia, non solo alla politica ma anche alle aziende italiane, è quello di dare delle opportunità, dare delle chance. Certo. E farli mettere in gioco. Direi che è una bella sfida questa, no? Sei nel programma giusto, come dire, no? Esatto. Sfida vincente. Come riesce Andrea a seguire tutto quello che insomma abbiamo detto nell'incipit della puntata? Bene, allora. Hai del tempo libero, ti rimane un po' di tempo libero? Sì, 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 anche perché è fondamentale per delle attività come quelle che faccio io avere, diciamo, del tempo libero per socializzare, per creare nuove idee, nuovi progetti. Diciamo che grazie anche alle mie altre diciamo cariche e cariche che ho. Certo. All'interno di altre aziende, ho un ufficio a Roma dove prettamente mi occupo di quello che fa Associazione Diplomatici e l'East West European Institute, e poi dopo una certa ora chiamo i ragazzi, cerchiamo di organizzare Skype call o su Zoom, che adesso va. Certo. Molto di moda, per parlare, creare nuovi progetti e poi iniziare appunto a metterli in campo, e diciamo che ci stiamo riuscendo anche spostandoci tra varie città. Ecco. Certo, beh, come dire, hai tutta la vita davanti, no? Quindi le cose che farai sicuramente saranno ancora tante e raggiungerai sicuramente degli obiettivi che non sono solo quelli che mi hai detto, ma anche tanti altri che magari si proporranno nei prossimi anni. Però qual è quella cosa che fino ad oggi ti ha dato maggior soddisfazione, quell'obiettivo che nonostante la tua giovane età sei riuscito a raggiungere e di cui ne vai particolarmente fiero, Andrea? Allora, paradossalmente è capitato durante il lockdown, durante il lockdown, quindi forse sono uno dei pochi fortunati che è riuscito a raggiungere un obiettivo durante il lockdown. Siccome eravamo chiusi a casa, non avevamo l'opportunità di fare quello che noi facciamo di solito, ossia eventi live, workshop, seminari, assieme ai nostri affiliati e non solo, abbiamo deciso di stilare un decalogo, intitolato il Decalogo per la ripartenza dei giovani, nel quale abbiamo chiesto alle associazioni nostre affiliate di proporci delle idee, dei temi e poi delle soluzioni da mettere in un decalogo che poi
avremmo voluto portare all'attenzione delle istituzioni. Fortuna ha voluto che il presidente di Confassociazioni, Angelo Deiano, è stato chiamato agli Stati Generali da parte di Giuseppe Conte, del presidente del Consiglio Conte, e ha portato questo documento. Quindi diciamo che pensavamo di partire, diciamo, con delle istituzioni un po' più basse, siamo arrivati direttamente subito, al governo. Subito, quindi vuol dire che siete particolarmente bravi, assolutamente, ma poi che credete in quello che fate, ma me lo comunichi, quindi come lo comunichi a me, sicuramente Andrea, anche ai nostri cari telespettatori, sia coloro che ci seguono in TV, sia coloro che ci seguono in diretta streaming, perché in diretta streaming può essere vista Sfida Vincente Piemonte in tutta Italia, perfetto, no? E poi anche sui social, per cui voglio dire, lo comunicherai sicuramente anche a loro. Hai detto due cose molto interessanti, poc'anzi, dove dici: abbiamo chiesto a questi ragazzi non solo di darci delle idee, ma anche delle soluzioni, e questo a mio avviso è fondamentale. Assolutamente, perché sì. Perché ci troviamo in un periodo storico nel quale le soluzioni, quindi la capacità di risolvere i problemi, che magari i problemi che prima non si erano mai posti, arrivano, no? Quindi stimolare nei giovani questa capacità è molto importante. È fondamentale, direi, perché molto spesso ci si ferma agli aspetti astratti, ci si ferma al preambolo, ci si ferma a spiegare qual è il problema e mai a dare la soluzione. Sì. Noi abbiamo ricevuto moltissime candidature e soluzioni. Alcune le abbiamo dovute scartare perché appunto erano un po' troppo astratte. Abbiamo deciso dei 10 macrotemi: l'ambiente, la cultura, l'università, la scuola, il lavoro. Certo. E all'interno di ogni singolo macro argomento c'è una soluzione. Una soluzione che poi, grazie anche ai social, siamo riusciti a spargere tramite dei video che sulla pagina di Confassociazioni Giovani di Instagram si possono vedere, anche su quella di Facebook, dove i ragazzi stessi spiegano la soluzione al problema. Poi molto probabilmente il governo non ne applicherà, oppure ne applicherà qualcuna. Però intanto si danno dei buoni spunti, delle buone idee, ma si più parla, che altro, no, di... abbiamo dato ai giovani la possibilità di spiegarla questa soluzione. Certo. Poi ci sarà tempo per metterla in pratica, ci saranno persone più esperte che possono aiutare, ma intanto abbiamo dato voce a soluzioni e non soltanto descrizioni, idee. Quindi questa crisi, a tuo avviso, questa crisi portata da questa pandemia internazionale, da questo Covid-19, si è già trasformata in parecchie opportunità, presenti e future? Allora, si è trasformata in opportunità per chi l'ha voluta trasformare in opportunità. Diciamo che i giovani in questo momento io ritengo siano stati un po' messi da parte, perché ovviamente ci sono altri problemi, la salute pubblica, certo, è al centro dell'agenda politica, ma in generale dell'agenda di qualsiasi azienda o associazione. Adesso però bisogna un attimo pensare al futuro, ed è impossibile pensare al futuro senza pensare ai giovani. Servono nuove opportunità, servono dei piani per i giovani. Serve dare voce ai giovani e noi nel nostro piccolo ci proviamo. Quindi qual è il principale consiglio che ti sentiresti di dare a un giovane che ci sta guardando questa sera? Allora, intanto mettersi in gioco nel senso non tanto uscire dalla comfort zone, perché anche nella nostra comfort zone possiamo creare idee. Mettersi in gioco significa parlare con gli altri, creare sinergia, creare rete e poi alla fine trasformare queste sinergie in progetti concreti, realizzabili adesso anche in maniera digitale molto facilmente, ma che possono essere un punto d'inizio per poi iniziare qualsiasi tipo di carriera. Un giovane professionista può in questo momento puntare molto sull'aspetto della digitalizzazione, sicuramente uno studente universitario può iniziare a progettare, può iniziare a sviluppare la propria idea, certo, la propria idea, ma se poi pensiamo anche agli studenti liceali, loro sono il nostro futuro e devono anche iniziare a pensare quali direzioni prendere, e bisogna iniziare in tenera età, diciamo, già certo, prima dei 18 anni. Diciamo subito, insomma, non dobbiamo aspettare il domani. Qualcuno diceva il domani è oggi, no? Quindi dobbiamo partire immediatamente. L'Italia è un paese, come dire, unito sulla carta, ma di fatto l'Unione Italiana, poi lo sappiamo tutti, siamo molto frammentati, siamo molto divisi, ma sicuramente quello che tu ci hai spiegato permetterà all'Italia intera e soprattutto ai giovani che sono il nostro futuro, io lo dico sempre, cari amici, di poter veramente oltrepassare i confini, gli ostacoli, anche grazie alla tecnologia che sicuramente ci ha dato e ci darà una buona mano, e creare l'Italia del domani migliore di quella che è oggi.
concludo dicendo, per fare l'Italia del futuro bisogna creare rete oggi. Rete oggi. È questa la cosa importante. Grazie molte ad Andrea Nicastro, presidente di Giovani Conf Associazioni, per essere stato qui con noi questa sera. Ti rinviteremo magari fra un po' di mesi per darci un po' di aggiornamenti, sperando che questo Covid sia, insomma, in down ormai. Ce l'auguriamo. A vostra disposizione sempre. Grazie mille Andrea, grazie mille cari amici anche a voi. Noi torniamo domani con un'altra sfida vincente, mi raccomando non mancate. Ciao.